Date che cosa avrei perso. Che fiore non avrei colto. Grazie. Tornando a noi, in questo modo lei mi dimostra che le stragi sono fasciste. Qui vi sbagliate. Noi che c'eravamo salvati, quelli che avevano combattuto nella Repubblica di Salò, venimmo contattati. Bisognava salvare l'Italia da un'eventuale invasione russa. E questo non è fascismo? No, vi hanno avvelenati per tutti questi anni. Siete finiti in una trappola. E intanto quelli sono finiti al cimitero, da Piazza Fontana alla stazione. Cercate di capire. Che cosa dovremmo capire? L'iniziativa partiva dagli americani, anche se a contattarci erano i servizi segreti italiani. Quelli deviati. Non esistono servizi deviati. È anche questa un'invenzione del potere. E poi dicono che qui la stampa è libera, libera di servire il potere. Allora ci spieghi il perché della bomba alla stazione di Bologna. La stazione. Il perché della strage alla stazione. Bisognerebbe chiedersi il perché di tutte le stragi. Da Piazza Fontana all'Italicus. Avete mai sentito parlare dei pogrom? Ma che dici? Sì, il discorso fila. Ma non è che lei ragiona con le gambe della sua bella? Venga al nocciolo. Non ho mai deviato io. Un tempo il potere, quando aveva gravi problemi economici, sociali, cercava un diversivo, dirigendo il malcontento popolare contro gli ebrei. Dei saccheggi, qualche morto. Così scaricava la tensione. La gente tornava alla vita di sempre e la crisi era superata. Secondo lei, quindi, la strage non è fascista? Bisogna intendersi sul termine fascista. Oggi, in tutte le lingue del mondo, fascista sta per reazionario, dinamitardo e violento. La sopraffazione fatta legge. Noi della Repubblica Sociale non eravamo questo. Mi faccia capire. Lei vorrebbe dire che bisogna distinguere tra fascista e stragista? Certo che sì. Allora perché lei, fascista di Salò, e tanti suoi camerati eravate alla stazione quel giorno? Come vi ho detto, venimmo convocati in caserma. Avrete sentito parlare della cosiddetta Gladio, no? Lasciamo perdere quello che hanno inventato. Fa parte del gioco. Si spieghi meglio. Quella data alla stampa su Gladio è una mezza verità. Oggi non si possono più buttare le bombe assassine e si gettano quelle fumogene. Torniamo alla convocazione in caserma. Bisognava costituire un fronte interno nel caso di un'invasione comunista. E naturalmente bloccare eventuali gruppi pronti ad atti di sabotaggio per favorire l'armata rossa. E noi avevamo esperienza di guerra antipartigiana. Un momento, sta dicendo cose inaudite. Allora, come mi pare di capire, gli americani avevano organizzato una specie di esercito per una possibile guerriglia. Proprio come dice lei. Sta per scoppiare un temporale. Entriamo nella rocca, è di grande interesse. Il primo castello, di cui si sa ben poco, fu costruito in...